Una serata magica, riflettevo in questi momenti, quei pochi momenti che ho di riflessione in queste serate, che in tutti questi anni in cui ho organizzato insieme al Comitato Feste la festa patronale di San Rocco, non mi sono, devo dire, orgoglioso di aver dato molto spazio ai talenti della nostra terra. Ricordo il primo concerto con Davide Sergi e il suo gruppo, la cover dei Nomadi con Stefano Basile di Gagliano, ricordo il concerto di Francesca Profigo su questo palco, Mino De Santis e infine questo recital. A parte la breve parentesi dei New Trolls, pure una bellissima esperienza, e sono veramente orgoglioso di aver dato spazio ai talenti, io li chiamo Made in Gagliano, Made in Salento, e sono contento, lo dicevo poco fa al sindaco, che anche attraverso queste iniziative sosteniamo le attività che le parrocchie vicine svolgono a favore dei giovani, per creare questi momenti di aggregazione, di socialità, di crescita, non solo di crescita di questi talenti, ma anche di crescita sicuramente umana. Quindi grazie Don Flavio per quello che fai per i giovani della tua parrocchia e non solo della tua parrocchia. Abbiamo bisogno di parroci giovani e abbiamo bisogno anche di Padre Angelo, perché con la sua esperienza ci aiuta tanto, e lo ringrazio veramente per la fiducia che ci dà nel realizzare queste manifestazioni. Ricordo soltanto che la festa continua anche domani con il concerto bandistico che si esibirà su questo palco. Domani sera ci sarà la messa alle 19 celebrata da Monsignor Vito Angiuli, e facciamo un esperimento domani. Quest'anno i fuochi li spareremo su questa piazza, quindi potremmo vederli seduti così come state adesso a suon di musica. E quindi speriamo che sia anche questa un esperimento, una bella esperienza, un esperimento che potremmo poi dire ben riuscito. Volevo ringraziare, oltre a tutti gli amici del Comitato Festa che vi aspettano per un saluto, anche solo per un saluto, anche le associazioni che hanno collaborato con noi per realizzare questa festa. La Proloco, rappresentata qui da professor Franco Scorzafave, che ci ha aiutato non solo con un contributo economico, ma anche con un contributo di energie, e anche Memorie e Tradizioni, che proprio pochi giorni fa ci ha comunicato di voler, che intende contribuire a questa festa. Sono veramente boccate di ossigeno che, al di là del quantum, che non importa, però mi danno dei segnali positivi, perché questo vuol dire che le associazioni stanno maturando e stanno realizzando che partecipare ad un obiettivo comune non significa snaturare la propria identità di associazione. Noi ce la mettiamo tutta per difendere questa tradizione, non è facile, non è scontata, e ringraziamo anche l'amministrazione comunale che quest'anno ci ha formalmente comunicato che contribuirà anche economicamente, oltre che con il patrocinio con il quale ci assiste tutti gli anni, per poter mantenere viva questa tradizione. Però l'aiuto maggiore ce l'aspettiamo da voi, quindi facciamo questo sforzo di generosità per poter mantenere e portare avanti questa tradizione. Siamo stanchi, aiutateci ad alleggerirci di questo peso, perché è veramente, ci fa piacere quando le cose vengono realizzate e vanno a buon fine, però dateci una mano e un piccolo contributo da parte di tutti, come si dice qua in paese, ogni pietra o zaparide, quindi è un detto altro che proverbi latini, validissimo. Passo la parola al sindaco, un saluto. Grazie Mario, un cordiale saluto a tutti voi. Io preliminarmente vorrei complimentarmi con gli interpreti del musical e con chi li ha organizzati, con chi gestisce la regia, perché immaginate un po' quanto possa essere difficile coordinare tante presenze su un piccolo palco
con una musica molto articolare, articolata, e con dei balletti veramente complessi. Quindi veramente complimenti a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per consentire questo spettacolo inedito, possiamo dire, perché c'è stato un intermezzo l'anno scorso, purtroppo per condizioni meteorologiche avverse non si è potuta vedere la fine. Quest'anno la garantiranno sicuramente, perché c'è la clemenza del tempo che è intervenuta in soccorso. Io mi unisco alle considerazioni sagaci, intelligenti fatte da Mario circa l'importanza delle sinergie fra le associazioni che operano sul territorio, soprattutto come espressione altra di socializzazione e di collaborazione. Questa serata, al di là del gusto, della sensibilità musicale, del piacere di assistere a dei balletti interessanti, piacevoli, penso che sia una testimonianza molto alta di come possono le persone trasferire al prossimo sensazioni buone, serenità, disponibilità, dialogo, anche attraverso manifestazioni artistiche. Quindi penso sia veramente un esempio di alta socializzazione questo che state regalando questa sera a tutti noi. Quindi io ringrazio Mario Buccarello, il Comitato Feste, tutta l'organizzazione per aver donato e regalato a tutti noi questa meravigliosa serata, e spero che con questo contributo anche diciamo originale, singolare, che è stato dato, possa crescere sempre più in noi la voglia di perpetuare questa tradizione sempre così ricca di interessi, di spunti di riflessione, di armonia fra la cittadinanza. E per questo ritengo assolutamente opportuno richiamare l'appello che Mario Buccarello ha fatto a tutti noi. Ci consideriamo, ci comprendiamo, perché voi sapete che per poter realizzare queste feste, questi spettacoli, c'è bisogno del contributo anche economico di ognuno di noi. Non bastano solo le associazioni, non bastano le onlus, non basta il volontariato, c'è la necessità che ognuno, per quanto può contribuire, possa, debba contribuire alla buona riuscita di questo evento assolutamente di spessore, non soltanto sociale, artistico, ma soprattutto anche religioso. Ecco, non dobbiamo trascurare che questa festa è in nome del santo patrono, e quindi perpetuare questa tradizione significa perpetuare l'etica che dal santo patrono discende, che è stata così brillantemente anche nel corso della cerimonia religiosa descritta su questo palco. Quindi io vi ringrazio ancora tutti, rinnovo l'appello fatto da Mario Buccarello e speriamo che possiate continuare a divertirvi col secondo atto di questo spettacolo. Grazie. Buonasera, innanzitutto vorrei ringraziare tutti quanti per essere qua presenti. Cosa dire, cosa aggiungere dopo quello che hanno detto Mario e il sindaco? Vi ricordate, noi questo spettacolo lo avevamo già proposto lo scorso anno, poi come ha ricordato il sindaco alla fine del primo, in questo intervallo è venuto giù un acquazzone e purtroppo abbiamo dovuto interrompere. Parecchie persone poi incontrandomi mi dicevano: ma come va a finire questo? Com'è? Per cui quando il Comitato Festa nella persona di Mario Buccarello ci ha proposto di rinverdire questo spettacolo, siamo stati ben felici di aderire e di collaborare con lui per la realizzazione di questo spettacolo. Ecco, io mi auguro, spero, non credo che il tempo stasera faccia scherzi, quindi spero che vi continuate a divertirvi, perché insomma ne vale la pena. I ragazzi hanno dimostrato di essere veramente bravi e sono, come ha ricordato il sindaco, talenti locali. Ovviamente mi associo anche io alle parole di Mario e del sindaco e vorrei invitare tutti i cittadini a collaborare dal punto di vista economico, perché la buona riuscita di una festa è innanzitutto determinata dal budget. Maggiore il budget, migliore la festa. E quindi ecco, le associazioni cercano di fare il possibile, ma noi siamo onlus, per cui abbiamo, come hanno ricordato loro, bisogno di voi. Non vorrei allungare ancora il discorso, ancora invitarvi a collaborare. Grazie. Bene, grazie a tutti, grazie a Mario, al sindaco e al presidente
Allora adesso iniziamo il secondo atto. Vi chiedo cortesemente, il secondo atto non inizia da qui, ma inizia da lì. Quindi dovete leggermente girarvi appena appena e iniziamo subito. Sergio Filippo, maestro, ci siamo.